intervistare la giuria? Sì, dai, dai, vediamo. Coloro appunto che si prenderanno questo arduo compito di giudicare i nostri ragazzi giovani e meno giovani. Questa sera sarà ancora più difficile per loro, eh? E questa sera... inizio io subito. Dai, dai, comincia, comincia. Il primo, il più timidone di tutti, chiamiamolo così, dai. Grioli Antonio, diplomato presso il Conservatorio Corelli di Messina. In clarinetto, studia l'arte della composizione musicale. Nel 2005 presso il Conservatorio di Pesaro Rossini si diploma in strumentazione per banda. Nello stesso anno scrive la sua prima composizione Sognando. Nel 2008 si abilita all'insegnamento teorico-pratico della musica. Collabora alla nascita della Big Band Scuola Furci, facendo il suo primo debutto importante in diretta radio su Antenna dello Stretto. Nel 2010 presso il Conservatorio Corelli di Messina con la tesi Armonie Siciliane si laurea con il massimo dei voti e la lode in composizione e direzione orchestra fiati. Attualmente frequenta presso il Conservatorio Corelli di Messina il secondo anno del biennio di composizione e direzione del coro. Un applauso ad Antonio Grioli. Ma che bravo, che bravo. Bene, passiamo a Cavallaro invece Daniela, quindi una nostra compaesana. Allora, in arte Daniela, cantante siciliana. Nel 2010 incontra David Marchetti dell'etichetta discografica romana Ghiro Records, produttore di Anna Tatangelo, Mariangela, collaboratore di Massimo Di Cataldo, Piotta, Elisa e di Cristian Imparato, vincitore della prima edizione di Io Canto, con il quale nasce una collaborazione artistica ed una produzione discografica. Daniele infatti sta lavorando al suo primo progetto discografico, concretizzatosi già nell'uscita del suo primo CD singolo dal titolo Goccia a Goccia e del DVD contenente il videoclip della canzone. Adesso sta lavorando all'intero album ed è stata presentata dalla sua etichetta discografica alla commissione artistica RAI per Sanremo Giovani 2011 con il brano Una stella per noi due, che ha permesso all'artista di esibirsi a Sanremo sul palco del Festival Show e di presenziare in qualità di ospite nella sala stampa RAI, accanto ai grandi della musica italiana. Ha partecipato inoltre alla finale nazionale di Oltre la Musica nel novembre del 2010, concorso canoro televisivo in onda su Rai 2 tenutosi a Salso Maggiore. Dal mese di marzo 2011 è partita la promozione radiofonica per il suo singolo d'esordio Goccia a Goccia, che sta andando in rotazione su diverse radio locali e nazionali. Daniele è stata presentata da parte della sua etichetta alle selezioni di Sanremo Giovani 2013, la cui missione è già stata superata. E un applauso Daniela. E adesso passiamo a Lazzarotto Rosalba. Non se l'aspettava. Non se l'aspettava, infatti. Un attimo. Jazz vocalist e compositrice, didatta in canto moderno e jazz, è stata la voce di numerosi progetti musicali in collaborazione con musicisti jazz nazionali ed internazionali. È stata inserita nella classifica del referendum della rivista Musica Jazz nella categoria Miglior Nuovo Talento Italiano per il 2006. Ha pubblicato due CD a suo nome editi dall'etichetta Wide Sound. Il 18 dicembre ha ricevuto un prestigioso riconoscimento Giordano Bruno 2012 dall'Accademia Internazionale Amici della Sapienza. È un applauso, complimenti, la complimenti. Applauso anche a lei. E continuiamo ancora con il dottore Pistone Giuseppe, giornalista laureato in Scienze dell'Educazione, corrispondente del settimanale regionale 109, collaboratore della redazione giornalistica di Tele90, emittente della Riviera Ionica, diffusione regionale. Appassionato di musica leggera, per la quale ha redatto diversi articoli su spettacoli di vario genere. Un applauso a Pistone Giuseppe. E adesso è arrivato colui che ha la cravatta più è particolare. Bellissima. È bellissima, è fantastica. L'altra volta tutti mi facevano i complimenti per alla la mia cravatta tua. Questa volta io ho dato spazio al signor, professor Ariosto Carmelo, diplomato in musica corale e direzione di coro al Conservatorio Statale di Salerno, di professione insegnante. È presidente dell'Associazione Sicilia Arte, che si occupa del recupero delle antiche musiche popolari, dei costumi e degli antichi mestieri della Sicilia, che è stata ospite del programma La Domenica del Villaggio, condotta da Davide Mengacci e da Mara Carfagna su Rete 4. Complimenti, complimenti. Passiamo al secondo round. Allora, Asero Alberto. Da subito la sua grande passione è stata per i classici del jazz, alternando la chitarra elettrica alla steel guitar. Successivamente si innamora del vibrafono e dei suoi virtuosismi ascoltati assistendo ad un concerto di Lionel Hampton, ma un concerto di Enzo Randisi è decisivo per portarlo ad acquistare un vibrafono dal quale diventa inseparabile, ascoltato dallo stesso che lo prende come suo allievo. Entra in contatto con i più grandi esponenti del jazz italiano, Romano Mussolini, Lino Patruno, Franco Cerri, Gianni Basso, Gil Cuppini, Bruno Longhi, Guido Pissocchi, Engel Gualdi ed altri ancora.
Con Cesare Carbonini impara la tecnica a quattro bacchette. Da oltre 20 anni si dedica solamente al jazz, svolgendo attività concertistiche e riscuotendo ampi successi. Ha suonato con vari musicisti di prestigio, impegnato nel sociale con officer dei Lion International Club di Giardini Naxos, Valle dell'Alcantara. Direttore artistico e datore del premio Giardini Naxos, Valle dell'Alcantara, concorso musicale Canoro per giovani talenti siciliani. Un applauso anche per lui. E adesso passiamo a Freni Giuseppe. Diplomato in canto lirico al Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, ha studiato pianoforte e finiti gli studi e ha svolto corsi di perfezionamento a Milano sotto la guida della maestra Casoni. Dal 2006 è entrato a far parte del coro lirico Francesco Cilea di Reggio Calabria nella qualità di baritono, partecipando a numerose opere come Barbiere di Siviglia, Carmen, Rigoletto, Traviata, Tosca, Ballo in maschera, Aida, Cavalleria rusticana, Turandot, eccetera, esibendosi nei teatri di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina e Taormina. Un applauso. Complimenti, complimenti. Abbiamo tutta gente ben qualificata in questa giuria, quindi stasera sono sicuro che sapranno fare il loro compito come si deve. Assolutamente. E non abbiamo finito? Esatto, proseguiamo il penultimo giurato. Allora, Armeri Corrado. Produttore televisivo, cinematografico e discografico, direttore di produzione del Festival del Mediterraneo Una Voce per la Danza, direttore di produzione del Premio Sicilia giunto alla 20ª edizione, direttore di produzione del Gran Gala del Cinema, talent scout, DJ e voce ufficiale radiofonica. Un applauso anche per lui, grazie. E adesso è il momento di presentare lei, la nostra grande presidente di giuria, che io vorrei un attimino qui sul palco con noi. Sì. Signore e signori, Iskra Melarini! È stata una sorpresa, non lo sapeva. È giusto! Non se lo aspettava. Vabbè, ti abbiamo fatto anche noi una bella burla, ti abbiamo fatto. Gli hanno dato il microfono spento. Certo, non era preparato neanche il microfono. È spento? È spento. Come è spento? Aspetta, forse... Com'è? Io che ho sempre i microfoni. In teoria on, così dovrebbe funzionare. Prova. Non funziona. Ma com'è possibile? Niente, il microfono non ne vuole sapere. Non occorre nemmeno presentarti. Questo è il bello della diretta però, allora, noi non nascondiamo niente. Non ha bisogno di grandi... Questo funziona? Sì, funziona. Ah, sì. Oh, finalmente sentiamo la sua bellissima voce. Allora, Iskra ovviamente non ha bisogno di grandi presentazioni, però io mi sono scritta una pagina. Quindi è giusto che si dica tutto. Faccio come Lucio, diceva le bugie Lucio, no? Quindi lì ci sono un sacco di bugie, dai. Io penso che è tutto vero. Comunque tu mi fermi quando io dico le bugie. Quando vedi che è grossa. O quando vedi che c'è la più grossa. Già mi fermi. Allora, grande protagonista della musica italiana che si presenta al 59esimo Festival di Sanremo con il brano Quasi Amore che stavamo ascoltando poco fa, con testo di Lucio Dalla e Marco Alemanno, su musico di Roberta Costa. A 18 anni incontra Andrea Mingardi e inizia a studiare canto lirico e Tom Stones, scoprendo un genere molto particolare e assolutamente maschile. Rimane con il gruppo 10 anni, producendo un disco dal titolo Capelli al Vento. Canta nell'opera rock Giulio Cesare, scritta da Jimmy Villotti, avvicinandosi al jazz più sperimentale e al soul e al blues. Collabora per lungo tempo come vocalist con Lucio Dalla. E io, la lista è qua, è lunga. Parte spontanea. Affiancandolo per oltre 22 anni, sia nelle tournée che in molti video musicali. Insegna per un lungo periodo nella trasmissione Amici di Maria De Filippi, ma decide di rinunciare per rimanere a fianco di Lucio nella tournée. Ecco, esatto, lì. Cioè, ha visto che non dico amici. Bugie? Partecipa non poi... andate ad Amici. Non andate ad Amici. No. Partecipa poi a tanti altri programmi televisivi, vanta tante collaborazioni con diversi artisti, di tutto rispetto, come Zucchero, Antonacci, Carboni, Mingardi, Ron, Patti Bravo, Pasquale Panella e con i maestri Renato Serio, Vessicchio, Beppe Donghia, Roberto Costa e Samuele Bersani. Parallelamente svolge attività come cantante solista, esibendosi... Come? Una respirazione! Gli manca l'aria per te. Per me? Sì.
Voi sto zitta. Non ci puoi celare nulla. Comandi tu. Se, la ricordiamo anche in Tosca, Amore disperato nei panni di Sidonia. Ci vuoi dire qualcosa su questo personaggio? Sì, parlavo col discografico e mi raccontava appunto che Rosiera Miseri è Sigola, sta proprio Sigola, quindi una grande cantante. Ho avuto il piacere di lavorare con lei. Lei era tosca e io invece ero questo personaggio. Sì, io so che hai creato tu. Sì, l'ho creato guardando delle immagini sul mondo giapponese, questo movimento a scatto così. Tutti sono molto curiosa riguardo anche l'uso del corpo, anche se il mio. Allora, attualmente in tournée in Italia con un concerto pieno di emozioni, Io Madre, in omaggio alla madre dell'universo. Ecco, questo canti, mi interessa tantissimo. Visto? Con canti tra liturgico ed etnico, oltre che tante serate importanti, una delle ultime al Festival di Giffoni ad Avellino. Esatto. Ha collaborato al nuovo disco di Lucio Dalla, uscito a novembre del 2010. Per gli altri. Fa caldo? Iska è spesso presente per qualsiasi manifestazione di raccolta fondi per beneficenza, per ricordare che la musica è un dono. Anche per questo, ma nel cuore di Iska c'è un grande sogno, che forse si sta avverando. Quello l'ho già avverato, adesso ce n'è un altro, chiaramente. Io ho qui scritto il tour per l'UNICEF. Invece sarà per Teleto. Invece sarà per Teleto. Comunque l'importante è che sia musica assieme, dare un significato a tutto questo, quindi ragazzi, che ragazzi. È che gli voglio bene un po' a tutti, no? Quindi un po' un problema dare poi dei voti, non è... noi speriamo sempre che sia musica difficile. No, beh, però ti preannunciamo già che sono tutti bravissimi. Lo so, una parte li conosco perché li ho sentiti, ho avuto la fortuna di sentirli e appunto perché abbiamo fatto una cosa insieme e nient'altro, quindi saremo giusti, penso, non è che perché li conosco. Certo. La bravura va al di là di volersi bene, spero. Il talento quando c'è va, esatto, premiato. E poi no? È bellissimo questa cosa che appunto i giovani amano tanto la musica, quindi prima di cancellare ci penso, perché è giusto così, se no dove vanno? Oggi il mondo è veramente stretto, stringe molto forte la gola. Quindi secondo me è giusto che amano tanto la musica. Viva la musica, insomma. Grazie per queste parole. Signore e signori, sì. Iska Menarini. Grazie, grazie di questa cosa, già. Ok, Iska, con te ci vediamo dopo.